Questo è un famoso dipinto di Paul Cézanne. Si rimane immediatamente sorpresi dalla forte presenza fisica dei frutti e degli oggetti rappresentati. Il particolare utilizzo dei colori modella le forme e dona agli oggetti particolare vigore e concretezza, nonostante la scena appaia priva di profondità prospettica. Cézanne, infatti, introduce una concezione della prospettiva assolutamente nuova rispetto ai canoni tradizionali. Le mele e le arance sono osservate da differenti punti di vista, assumendo un volume evidente e concreto. L'autore non imita semplicemente la natura, ma la analizza e la scompone nelle sue forme elementari per costruire una realtà autonoma retta da leggi puramente artistiche, principio alla base di tutti gli sviluppi della pittura moderna. Questi, insieme a tanti altri, sono i motivi che rendono Paul Cézanne un rivoluzionario e che gli attribuiscono un posto decisivo nella storia dell'arte occidentale. Capiremo insieme la sua opera nel corso di questo incontro con l'autorevole guida dello storico dell'arte Luca Massimo Barbero. Il maestro di tutte le avanguardie, malgrado se stesso, l'uomo che viveva aggrappato alla pittura sotto l'urto delle sensazioni, l'inesplicabile maestro con delle certezze straordinariamente in crisi, costantemente, questo forse a oggi Paul Cézanne. Il grande segreto di Paul Cézanne è stato consegnato dai suoi grandi silenzi alle grandi avanguardie del XX secolo, quel secolo che lo vede morire nei primissimi anni del suo inizio, ma essenzialmente tutta la sua vicenda è consegnata a quelli che poi chiameremo il cubismo, a quelli che chiameremo poi i nuovi movimenti di destrutturazione della pittura, a quello che sarà poi il grande perdersi dei pittori nella sua grande lezione silenziosa, ma in realtà tutto ha un inizio. Ed è un inizio in una terra del sud che è Aix-en-Provence, dove nasce nel 1839, tra l'altro da una famiglia di origine piemontese, di Cesana, dal padre cappellaio, diventa poi banchiere, gli consegna un destino, gli impedisce di dipingere, ma soprattutto ha vicino, nei primi anni di Aix-en-Provence, un grande amico destinato a diventare altrettanto importante per la cultura internazionale, Émile Zola. Con Émile Zola corre, come stesso ricorda, nelle campagne del sud della Francia, ma soprattutto cerca di evitare il destino che il padre gli impone, quello di entrare in banca. Appena più che ventenne, inizia a dipingere e a consegnare i primi capolavori, come la Maddalena. Cézanne, in questo quadro, dichiara in modo poetico, espressivo, direi con una grande forza, è una pasta alta, una materia assolutamente densa, quasi viscosa, in un qualche modo un nero che si perde e che ha soltanto dei momenti di galleggiamento luminoso, dichiara il suo amore per ciò che ha visto nei suoi viaggi a Parigi fra il 1861 e il 1863. Sono anni di un assoluto assorbimento dei maestri del passato. Lui chiama al Louvre la sua Bibbia, il suo Vangelo, e unisce un chiaroscuro assolutamente in contrasto, come la veste, o questo teschio rovesciato su cui questa Maddalena androgina in un qualche modo, questo grande urlo di dolore completamente sopito con le braccia, galleggia su queste forme bianche, così come le vesti che si amalgamano in un qualche modo col nero e iniziano a resistere alla controprospettiva del buio. Sono gli inni d'amore al suo caravaggismo, gli inni di amore della scoperta di Caravaggio, ma soprattutto anche di un altro grande artista che è Honoré Daumier, che in questi anni il nostro incontra insieme ai grandi maestri classici. Ma forse queste anime galleggianti, forse questi bianchi, questi neri,
che sprofondano ogni possibilità di prospettiva sono e corrispondono non tanto al sorriso delle teste di morto di Verlaine, che lui sicuramente conosce, ma soprattutto a dei curiosi sogni letterari, poetici, la sua prima vera passione, che Cézanne manda all'amico Émile Zola. Fu durante la notte, badate, notte nera, quando in cielo nessuna stella splendente c'era. Notte profonda dunque di un inchiostro compatto, quando sicuro avvenne questo lugubre fatto. Paul Cézanne nasce nel 1839 da un'agiata famiglia borghese di Aix-en-Provence. In collegio stringe una duratura amicizia con Émile Zola e per volontà paterna a 19 anni si iscrive alla facoltà di legge che abbandona poco dopo per tentare la carriera di pittore a Parigi. Nella capitale vede il celebre Salon des Refusés del 1863 e conosce la cerchia dei giovani pittori che daranno vita all'impressionismo, legandosi in particolare a Camille Pissarro. Nel frattempo copia Louvre i classici della pittura veneta e spagnola e subisce il fascino dei lavori di Delacroix e Courbet. Il suo esordio pittorico è caratterizzato da opere con toni cupi e dall'esasperato romanticismo. Dagli anni 70 inizia a dipingere paesaggi all'aria aperta alla maniera degli impressionisti, schiarendo la sua tavolozza e avvicinandosi alla visione di Pissarro. In questo periodo dipinge La casa dell'impiccato, opera pienamente impressionista per l'immediatezza della visione, ma con una solidità e un equilibrio compositivo assenti nelle opere dei suoi colleghi. Partecipa alla prima e alla terza mostra degli impressionisti, ma nel 1886, amareggiato dalla critica e ormai distante da questo movimento, Cézanne fa definitivo ritorno in Provenza, dove per 20 anni conduce una vita solitaria e votata alla pittura. Lavora instancabilmente sugli stessi temi, come le visioni dell'amata montagna Saint-Victoire, le nature morte o la serie delle grandi bagnanti. Nell'ottobre 1906, mentre dipinge en plein air, viene sorpreso da un temporale e, ammalatosi gravemente, muore pochi giorni dopo, all'età di 67 anni. Cézanne è uno strano frequentatore e viaggiatore di questa Francia completamente in preda, in un qualche modo esondante, di una nuova rivoluzione pittorica. Siamo negli anni 60 dell'Ottocento e tutto si lega in un qualche modo al grande cambiamento. Convivono, peraltro, la nuova accademia, l'idea di un classicismo sterile o comunque di un classicismo assolutamente contornato, così veniva chiamato, quindi statuario, insieme alle nuove grandissime ricerche degli sperimentatori che poi conosceremo come impressionisti. Ma la frequentazione dei grandi maestri del passato, la grande devozione che il giovane Cézanne vive come un assoluto combattimento, rimanendo aggrappato appunto alle certezze della pittura, fra Tintoretto, l'amatissimo Tintoretto veronese, con le sue paste, con i suoi ori, con le sue grandi composizioni, ma pensiamo anche al grande amore che ha per la scuola olandese. Insomma, convive questo grande passato, che lui chiama sempre in evoluzione, con le nuove amicizie, quindi non solo il Louvre, che continuerà per tutta la vita a riconoscere come un luogo da percorrere, ma poi dimenticare e allontanare, ma anche le nuove amicizie. Nel 63 il grande Salon des Refusés è come una sorta di spina che innescherà poi in un qualche modo l'esplosione dei prossimi anni della nuova pittura delle nuove generazioni. Parigi, nei suoi viaggi fra Parigi, il sud, costanti, inquietanti, inquieti, sempre indeciso se fare il pittore o meno, lo vede con i suoi amici che sono poi, tra le altre cose, Monet, Pissarro
i nuovi amici incontrati in questo nuovo percorso. Certo, un quadro come questo, dipinto poco più che ventenne, è esattamente la chiave di lettura per queste due posizioni di Cézanne. L'uomo inquieto, il ragazzo assolutamente combattuto se continuare a dipingere o meno, il ragazzo che sta cercando, grazie agli amici, di resistere alla grande pressione paterna che lascia ogni volta Parigi per il timore di aver fallito, di non aver qualità, ma anche l'uomo che nei quadri giovanili già racconta quale sarà il suo lungo, faticosissimo, difficilissimo percorso. Il grande amore per la natura morta, pochissimi vedremo, sono i temi poi in fondo affrontati da Cézanne, ma soprattutto il primo piano inclinato, il luogo della materia, questa sorta di pasta mimetica che continua in questi anni a essere sempre densa, sempre pasta, sempre in un qualche modo legata al condurre la luce e cercare il buio. Il grande amore forse per il pittore Manet. Da lui media il grande drappo bianco che è sempre centrale e rimarrà centrale per i prossimi anni nella composizione, il taglio in diagonale, l'idea di spazio di questo coltello, in realtà vicinissimo proprio alla lezione del maestro francese, e queste paste grigie che sono di Manet, ma vengono poi di fatto dalla grande pittura del passato, memori non tanto degli odori del sud quanto proprio dei fantasmi della nuova pittura francese di quegli anni e di un Velázquez che sempre si nasconde nei ricordi della pittura spagnola di questi anni. Paul Alexis incontra Émile Zola, anzi in un qualche modo questo quadro è un incontro fra un giovane appena arrivato nel 1869, sul finire del 1869 a Parigi, che si interessa alla letteratura, così come Cézanne in quegli anni ancora, e forse ovviamente il fantasma del grande amico e sodale di quegli anni di Paul Cézanne, Zola. L'idea è quella in fondo di ricostruire con questo dipinto, che ha una storia piuttosto curiosa, anche una piccola parte biografica. Il 69 è un anno importante per il nostro, è un anno importante perché inizia forse 9 anni dopo aver incominciato a pensare ad essere veramente pittore, ma non necessariamente degno e certo di essere un buon pittore, ad avere una vita segreta al di là del rapporto col padre. Infatti nel 69 appunto incontra Hortense Fiquet, la donna, la musa, la modella e la compagna di tutta una vita, ma lo fa in un qualche modo sempre con il suo grande dubbio, con questo trascinare all'inferi ogni decisione, con questo romanticismo che gli appartiene per tutti questi anni, insomma, non dividendo e condividendo con la famiglia, ma vivendo un'altra realtà letteraria, profonda, straordinaria, vitale, una Parigi che vive un momento unico, è la grande capitale dell'arte, tutto accade in quel luogo, ma soprattutto continua a essere un luogo dove essere, rimanere, dipingere, condividere con gli amici dei momenti di grande intimità e di pittura, ma anche il luogo da cui fuggire, tornare nella campagna del sud, tornare effettivamente a Aix-en-Provence, sentirsi di nuovo chiuso e costretto allo studio. Questo quadro non solo ci riporta quell'ambito, quel luogo, siamo negli anni in cui stanno così fiorendo i grandi orientalismi, sono gli anni in cui nasce la fotografia, sono gli anni in cui la grande letteratura francese si sta sviluppando, anzi direi sta maturando, ma anche sono gli anni in cui questi tentennamenti eterni, questo luogo assolutamente imprendibile e indefinibile, così come reputa assolutamente indefinibile il concetto di pittura per Cézanne, generano fantasmi e generano forse i primi tentativi di non finito. Oltre ad avere una piccola chiave, avere una chiave piuttosto curiosa, un quadro di buona dimensione, rimane per anni nelle mani di Zola, poi in un qualche modo con la loro rottura scompare e ritorna, come alcuni grandi segreti, con le sue pagine fatte di materia ancora densa, con i primi grandi ritratti che dividono per zone e volumi la parte assoluta di luce e sprofonda gli occhi in modo cézanniano, in questo caso in modo proto-cézanniano, insomma, nel buio,
le masse, appunto, degli occhi e della vista, sprofonda nell'ombra gli sguardi. Questo quadro è stato ritrovato improvvisamente, appunto, nella soffitta dello scrittore, restituito da un critico italiano, Venturi, alla mano di Cézanne, e torna come un oggetto, un appunto, un luogo, un'istantanea assoluta di quel momento e del suo momento della biografia. Durante l'attività di Cézanne, la Francia è scossa da intensi e rapidi mutamenti politici e sociali. Dalla monarchia moderata di Luigi Filippo d'Orléans, iniziata nel 1830, passando attraverso una serie di stravolgimenti politici e rivoluzionari, si arriva nel 1870 alla nascita di uno Stato laico e moderno. Il processo di industrializzazione di massa, iniziato nella prima metà del secolo, ha ormai investito tutto il paese e alterato profondamente la struttura socio-economica e l'aspetto di campagne e città. Il periodo è contraddistinto dal trionfo della borghesia e del liberalismo economico, a cui fa da contraltare la nascita della classe operaia e il diffondersi del pensiero socialista e anarchico. La nascita dei quartieri operai, la nuova architettura in ferro e vetro e soprattutto il crescente ruolo dell'urbanistica cambiano radicalmente il volto delle città. Tra il 1852 e il 1870, Parigi si trasforma da angusta capitale ricca di strette stradine in una moderna metropoli attraversata da grandi boulevard e da ampie piazze. I frenetici ritmi cittadini ispirano gli artisti più innovativi che diventano pittori della vita moderna. Cambia anche il sistema di circolazione delle opere d'arte. La pittura diventa un prodotto commerciale da immettere nel libero mercato e il pubblico delle esposizioni aumenta a dismisura. Ormai privi di committenti, gli artisti godono di una libertà senza precedenti che permette loro di compiere scelte radicali sul piano tecnico e tematico. Il prezzo pagato è però spesso l'incomprensione del pubblico, come dimostra l'insuccesso commerciale e le feroci critiche subite da Cézanne e da molti pittori della sua epoca. C'è di fatto in ogni scelta, in ogni movimento della mano, in ogni pennellata di Cézanne una grande parola, continua, costante, contorta e assolutamente preoccupante, che è crisi, ma non indecisione, ma assoluto sprofondarsi nella domanda: è davvero necessario dipingere? E cosa devo dipingere? In quale modo? Nel 1870 raggiunge l'Estac, un piccolo villaggio vicino a Marsiglia, un luogo da cui si può vedere natura e mare, ma soprattutto continua a domandarsi un qualcosa di fondamentale: qual è la missione della pittura ora che tutto è cambiato? La domanda che si pone in realtà non è una domanda diretta riguardo quello che vedremo insieme, ma la domanda che ci possiamo porre in realtà è quella della messa in crisi della pittura. Spesso sentiamo parlare di impressionismo, spesso sentiamo parlare dei grandi salon e della crisi della pittura del XIX secolo, nella parte degli anni 60 e 70. Cos'era nato di fatto per mettere tutti così drammaticamente in crisi? Qualcosa che aveva cambiato radicalmente la necessità della pittura d'esistere, l'unica per il momento bidimensionalmente deputata a rappresentare la realtà nei suoi generi: paesaggio, il ritratto, la natura morta, la scena storica o la battaglia. Negli anni invece del XIX secolo, un secolo straordinariamente tecnico e quindi un secolo che mette in crisi non solo, come dire, la pittura, nasce il miglior nemico. Nasce la fotografia. La fotografia sradica completamente ogni certezza dei pittori
e proprio, tra le altre cose, nello studio di Nadar, il grande fotografo che scelse di salire addirittura con le mongolfiere per fotografare i campi di battaglia e le città, si tiene la prima mostra del gruppo degli impressionisti. Cézanne vi partecipa con un dipinto piuttosto importante, forse il suo dipinto più importante di questi primi anni 70 dell'Ottocento, è la Casa dell'Impiccato. Sono le sue promenade nella campagna francese, ma sono anche i primi grandi sprofondamenti in una pittura che, l'artista si domanda, deve veramente esistere e deve in un qualche modo anche differenziarsi dall'impressionismo. La casa scompare, la casa galleggia in quella fermezza della natura che il compagno di percorso, il grande Pissarro, ha già intrapreso, la natura come nuovo luogo di concretezza, ma devo dire incomincia a confondere il piano, ad avere delle lontananze. Inizia l'occhio dell'artista a voler trattenere qualcosa di più dell'impressione. Tutto quello che vediamo non è vero? Si dilegua. Tutto si dilegua. La natura è sempre la stessa, ma nulla resta ciò che appare. La nostra arte, quindi, deve dare il brivido della sua durata. Deve farcela gustare eterna. Se gli impressionisti lavorano su un'idea assolutamente flottante, galleggiante, cromatica, luminosa e in un qualche modo ottica della pittura che deve rendere la natura e la sua luce, Cézanne in un qualche modo cerca invece la diversità dell'attimo. L'attimo cézanniano non è l'attimo del sfarfallio della luce, non è l'acqua che rifrange, non è assolutamente, come dire, quello spolverio cromatico e luminoso dei campi di papaveri dei nostri impressionisti, ma sono volume, sono il tentativo di definire le masse, di lavorare su nuove linee di direzione, trovare uno spazio luce. Gli alberi sono ovviamente dei luoghi indicativi, ma sono dei vettori. Lavora sulle diagonali, lavora sull'idea assoluta di falso campo prospettico per costruirne uno completamente nuovo, sul punto di vista e poi sull'idea possibile che ogni spazio, ogni pennellata contenga luce e, come scrive spesso, anche un po' di sangue di ogni possibile momento della mia vita. La Casa dell'Impiccato è forse il primo momento in cui queste quinte di ombre e di luce si incontrano, in cui le grandi linee costruiscono parte per parte ogni singola composizione del quadro e in lontananza, con un perdersi assoluto di ogni profilo, il campo blu di quei sogni della bleuté di cui lui va parlando in questi anni. E da questo quadro si farà presentare la prima mostra degli impressionisti. Oltre alla fotografia, in questi anni 60 e 70 dell'Ottocento, sconvolge il mondo parigino, quindi in un qualche modo il mondo delle arti in generale, anche un dipinto piuttosto noto, insomma, è l'Olympiade di Manet. Pare, così narra la leggenda, riferiscono le gazzette dell'epoca, presa frustata dall'imperatore e in un qualche modo considerata opera assolutamente altamente indecente. Ma l'Olympiade di Manet deriva, nasce e discende, come ama anche ricordare Cézanne, dalla grande pittura spagnola, dai grandi studi del Cinquecento, dal trasportare nuovi temi nella contemporaneità, senza necessariamente essere proto-impressionisti. Nel campo carnale dell'Olympiade di Manet si staglia in un qualche modo la serva nera con un grande bouquet che sembra sospeso in un'anima, noi oggi diremo quasi in una sorta di neon fluorescente bianca di luce. E tutto questo luogo mirabolante di colori che la serva regge in un qualche modo cade, spegne l'ardore sospeso, assolutamente naturale, dell'Olympiade.
Cézanne, con una moderna Olympia, non solo vuole fare un omaggio al suo autore preferito, ma forse anche da giovane riprendere quello stesso scandalo e in un qualche modo muoverlo. Non è una grande differenza, anche se stilisticamente non è assolutamente simile alla Casa dell'Impiccato, ma è un altro luogo, un'altra istanza, una verve ancora giovanile, una verve ancora vogliosa di scandalo. Forse il primo momento in cui Cézanne tenta una certa assoluta citazione. Ed è l'altro quadro che presenta al primo assoluto momento di presentazione degli impressionisti nel 74. Ma quindi è anche già un'anima doppia e per questo viene criticata. Questo moderno Olympia è una vignetta velocissima, pensatissima e tutt'altro che corsiva, che riprende soltanto alla lontana l'omaggio di Manet. La grande decorazione degli interni, una sorta di ara borghese, una cascata assolutamente imperfetta di fiori, ma è una grande composizione, il bouquet viene in un qualche modo a trasferirsi in un altro luogo, su un sofà, ma certo lo riconosciamo, ma è una sorta di grande volume puntinato, con degli accenni velocissimi e un cilindro appena abbandonato, quasi fosse un contenitore ombra, sta seduto un personaggio che in un qualche modo è l'amante, forse è chi guarda, ma quasi sicuramente è Cézanne che guarda la sensualità della pittura. La pittura che è carne, il rosa perché è stato creato per poter dipingere carne, dicono i pittori. E questo ammasso di carne, che se visto da vicino è talmente scomposto da essere super contemporaneo, è l'Olympia, con due baffi curiosi di capelli, un naso adunco e le orbite scure, che sta depositata su un île flottant, quasi un dolce gonfiato di aria, e la serva nera che sfila la luce, quasi stesse facendo dello zucchero filato. L'idea è proprio quella di rivederlo però nei momenti accesi, un tavolino rosso, dei colori squillanti, l'idea della sua natura morta. Forse il punto centrale della stessa composizione, la bottiglia, può sembrare più un teschio. Cézanne non è mai divertente, Cézanne non fa altro che nascondere le grandi così dimensioni all'interno di dipinti anche minimi, cenni appena azzardati. E soprattutto, dice, io non parlerò mai di astrazione, ma soprattutto inizia a far parlare una pittura che, se analizzata oggi, non con un senno di poi, ma con l'idea di una preveggenza, non solo parla di astrazione, ma raggiunge l'informel, mescola i colori e le materie e diventa un grande canto d'amore, non più a Manet, ma alle paste della pittura di quegli anni. Quindi il combattere e il convivere contro e insieme alla fotografia per una nuova pittura e un nuovo momento di una società curiosa, assolutamente frizzante, che è quella francese degli anni 70 dell'Ottocento. Della moderna Olympia non solo i nuovi volumi, la modalità di dipingere, ma forse nel divano, in questo tavolo, la fonte di ispirazione, così come nel nudo rannicchiato, nella pittura e nella luce dell'Olympia, la fonte maggiore di ispirazione per i pittori del XX secolo. Un quadro di dimensioni ridotte, un quadro certo scartato al salon, ma soprattutto l'idea di una nuova pittura che tutti i pittori del XX secolo guardano come origine di buona parte del nuovo modo di dipingere del XX secolo stesso. Nel 1839, lo stesso anno della nascita di Paul Cézanne, all'Accademia delle Scienze di Parigi vengono presentati al pubblico i primi daguerrotipi, ovvero le prodigiose immagini ottenute esponendo alla luce una lastra di rame opportunamente trattata secondo la tecnica messa a punto dal pittore Daguerre. È la nascita ufficiale della fotografia ed è l'evento decisivo con il quale tutti i pittori del XIX secolo dovranno confrontarsi.
La pittura, fino ad allora unica tecnica deputata a rappresentare la realtà su supporto bidimensionale, perde per sempre il suo primato. Grazie al maggior realismo e all'economicità, la fotografia riscuote un immediato successo internazionale, diventando pericolosa concorrente per la pittura, in particolare nella ritrattistica. Alcuni pittori parlano addirittura di morte della pittura. Per gli artisti più innovativi, invece, la fotografia rappresenta uno stimolo essenziale per rielaborare il proprio modo di vedere e il concetto stesso di pittura. L'impatto rivoluzionario della fotografia emerge nettamente a partire dagli anni Ottanta dell'Ottocento. L'esistenza di un mezzo che registra la visione dell'occhio con una precisione che nessun pittore potrà mai raggiungere libera definitivamente i pittori dal compito di fornire un'immagine fedele della realtà. È questa nuova e straordinaria libertà che permette a figure come Van Gogh di concepire la pittura come violenta espressione dei propri sentimenti, o come Cézanne di oltrepassare i limiti della prospettiva tradizionale, aprendo la via alle avanguardie del Novecento. L'idea della vita, ma anche della ricerca di Cézanne, non è assolutamente semplice. È combattuto, si allontana dagli amici, rivede costantemente le proprie posizioni e in un qualche modo vive una sorta di curioso bipolarismo. Si reca a Parigi, condivide con gli impressionisti le grandi battaglie, viene rifiutato dal Salon, irriso dalla stampa. I suoi quadri in un qualche modo sono considerati troppo blasfemi, perché non corrivamente legati all'impressionismo e alla sua felicità, e neppure vicini alle distese donne nude galleggianti in acque assolutamente fertili dei Cabanello, dei maestri della pittura accademica dell'epoca. Non rinnega il passato, come alcuni vorrebbero facesse, ma soprattutto non corrisponde semplicemente al presente. La sua ricerca è una ricerca unica, deve farla in solitudine, è per questo che ogni volta giunge a Parigi, si confronta, partecipa alla terza, non alla seconda mostra degli impressionisti, viene assolutamente attaccato dalla stampa, pochi amici lo difendono e ritorna nel sud della Francia. Fra Auvers-sur-Oise, dove era stato prima, a Pontoise, dove ha diviso la strada, i dipinti, addirittura proprio il modo di lavorare con Pissarro, fino all'Estac e ancora una volta a Aix-en-Provence. E questo suo viaggiare un continuo dannarsi. Le sue lettere parlano di disperazione, di crisi, di incertezza, eppure la sua pittura continua a maturare. Parla e scrive agli amici che per dipingere questi straordinari paesaggi ci vorrebbero mesi e mesi. Ci sono luoghi che non dovrebbero cambiare mai e così potrei perdermi nel verde, così potrei mantenere quel verde per sempre. I Pioppi, in questo caso, sono forse la sua prima cattedrale. Certo, la natura è quel momento, la natura è nella sua durata e questo deve essere nel quadro, ma soprattutto la natura sta diventando struttura. Alcuni continuano a sostenere, dagli inizi del secolo XX, quindi i critici, gli storici dell'arte, che Cézanne non disegnava e non dipingeva alberi, ma costruiva colonne e linee e forza. Possiamo dire in realtà che queste colonne non sono. Certo, non è lo spirito romanico né più romantico. Forse è uno spirito del sud, ma sicuramente è uno spazio linea luce. È una cattedrale che sale verso la luce, è un luogo che si perde. E in questo, devo dire, il tronco di questi Pioppi entra in una parte di non finito, si perde, cessa di essere marrone, diventa luce, ritorna verde. Il senso di ascensione, il fatto che in un qualche modo Cézanne incominci a rovesciare ogni concetto di pittura impressionista e cercare essenzialmente la strada per una costruzione che non sia geometria, ma che sia spazio, luce, linee, mobilità eterna e soprattutto eternazione della natura
in quel momento. C'è una frase che in questi giorni lui manda ad amici ed è quella che dice: io devo intrecciare queste mie mani erranti, prendo a destra e a sinistra, qui, là, dappertutto, prendo i suoi colori, le sue sfumature, li fisso, li accosto fra loro e formano, tutti questi, linee che diventano oggetti, che diventano rocce, che diventano alberi, senza che io ci pensi. Assumono un volume, la mia tela intreccia le mani, non vacilla, è vera, è compatta, è piena. L'idea della compattezza della tela, l'idea di poter costruire pennellata per pennellata, non come un respiro, non come un'impressione, ma come una certezza, certo che dopo quella pennellata dovrà ricambiare interamente la composizione, partire da un tipo di verde, come accade in questa parte destra del quadro, e improvvisamente dover far suonare tutte le altre composizioni, ripartendo ogni volta dal verde che deve leggere dalla natura. Non a caso, in questi primi quadri, possiamo scorgere quasi come una sorta di aria che non è più pulita, ma è un'aria tutta pensata, tutta ideale, tutta concettuale, le parti scoperte della tela. Ed ecco che, in un qualche modo, la materia degli anni precedenti si perde, si asciuga, viene a rarefarsi, diventa una sorta di respiro curioso e lascia proprio lo spazio fra un verde e l'altro, creando quello che alcuni riconoscono il primo vuoto pieno della storia dell'arte. Pur in una breve e spero discorsiva promenada, appunto, passeggiata nei dipinti e nell'opera di Cézanne, un gigante che sicuramente non si fa cogliere, c'è effettivamente la possibilità di riconoscere alcuni grandi temi. Ah, più che i temi, la natura morta, i ritratti, certamente ci sono e si possono riconoscere alcuni luoghi. L'Estac è uno di questi. È un villaggio, ma è anche un punto di vista. Cézanne, in un qualche modo, ed è piuttosto interessante valutare quanti Estac ha dipinto, Cézanne riconosce in alcuni spazi il grande silenzio della natura, ma anche riconosce in alcune inquadrature effettive, si parlava di cinema, si parlava di fotografia, si parlava della grande rivoluzione dell'immagine, della nascita dell'immagine di questi anni, in questi luoghi lui riconosce di fatto la mutazione della serialità. Dice ogni volta: devo raggiungere l'ineffabile, in un qualche modo ricorda: l'Estac è il mio punto, il mio sguardo su ciò che è lontano. A un amico scrive che il silenzio maggiore è in campagna. Ecco, queste, all'Estac, sono le sensazioni che non posso esprimere. Tutta la pittura di Cézanne non è semplicemente nella sua immagine, nei suoi temi, ma tutta la pittura di Cézanne è un canto all'impossibilità di raggiungere il finito e le grandi durate dei colori, degli spazi e della luce della natura. Quindi, quando vediamo il paesaggio straordinario dell'Estac, possiamo solo pensare a quella che suona come una frase piuttosto curiosa di un poeta italiano, in questo caso si chiama Leopardi, dove dice: non poter andare nella natura più dentro o addentro ad essa. Questo addentrarsi nella natura attraverso la pittura è il tema centrale di alcuni di queste serie, di questi momenti della pittura cézanniana. L'Estac è sicuramente il centrale, ne troveremo un altro, la montagna, Saint-Victoire, che dalla giovinezza lo accompagnano. Le rocce si sfaldano, ma non si sfaldano dal modo impressionista. Le rocce si sfaldano perché rappresentano fra le loro ardesie dei nuovi colori e improvvisamente diventano volumi. Cézanne dice dei giovani
che stanno studiando un nuovo modo di dipingere, i neoimpressionisti, che sbagliano. Sbagliano perché fanno i contorni neri e la natura non ha contorni, perché tutto muta. Scrive delle lettere meravigliose perché queste rocce rimangono immote ma per lui diventano volumi. Sarebbe piuttosto bello e forse pensare addirittura di vederlo dipingere, guardare da vicino la quantità di grigi. Perché è nella quantità di grigi, nella quantità di verdi, nella quantità di ogni respiro di pennellata che si muove questa pittura, che è una sorta di diaframma fra il respiro continuo della natura e la durata del momento del colore. Certo, quando si vede come tutto si sfalda, ma tutto si costruisce in nuovi volumi, non gonfi d'aria, ma di luce, di spazio, possiamo assolutamente capire come questo paesaggio fosse assolutamente necessario a Cézanne, tanto da riuscire a scrivere ad alcuni amici che all'Estac mi hai sorpreso in riva al mare, e scrive assolutamente all'amico Pizarro: non sono più a Aix da un mese, ho cominciato due piccoli motivi col mare ed è come una carta da gioco, dei tetti rossi sul mare azzurro, la natura che continua, e se il tempo diventa sfavorevole potrò forse portarli a termine. Per ora non ho ancora fatto niente, ci sono dei soggetti che avrebbero bisogno di 3 o 4 mesi di lavoro e sarebbe possibile individuarli dal momento che la vegetazione qui non cambia. Parla di mesi per portare a compimento un dipinto e riconosce nella natura alcuni amici che in un qualche modo va sfaldando proprio in questi dipinti. Gli olivi e i pini che conservano sempre le foglie. Il sole è talmente implacabile che mi sembra che gli oggetti si profilino non solo in bianco e nero, ma in azzurro, in rosso, in bruno e viola. Posso sbagliarmi, ma mi sembra che sia l'opposto di tutto ciò che noi chiamiamo il modellato. Questo è di fatto il momento di grande maturazione della sua pittura, l'idea di poter dire: tutto mi sembra assumere un nuovo colore e duraturo, la natura finalmente mi corrisponde, devo perdermi in questa natura con una sorta di annanazione, e continuo a dire: dipingo sempre all'Estac, abbagliato dalla luce, che tra l'altro evita ogni possibile ombra, evita, se vogliamo, ogni profilo a cadere dell'ombra. In un qualche modo l'ombra diventa essa stessa un volume, non è mai proiettata, quindi si librano in uno spazio che ribalta completamente i piani, che perde in un qualche modo fisicità. Le grandi montagne incominciano quasi a sognare di essere pura pittura, eppure continua a dire: io non dipingo mai niente. Sul finire degli anni 70 dell'Ottocento e per tutta buona parte degli anni 80, Cézanne entra direttamente in quello che è il suo più grande cruccio, la nostra migliore felicità, o meglio la sua crisi è quella proprio del costruire o del decostruire l'idea di natura e la composizione del quadro. Alcuni l'hanno voluto vedere, leggere soltanto da un punto di vista geometrico, ma in questi anni e in alcuni grandi paesaggi forse bisogna leggerlo da un punto di vista di sensazione, di percezione. È il maestro effettivo di una nuova visione ed è il maestro del grande dubbio. Potrà la pittura mai fermare in modo eterno la bellezza della natura? E come possiamo noi entrare in questa natura? Accade quindi che un tema così felice, così noto, così impressionistico come un piccolo ponte, su forse un rivolo d'acqua, viene a risultare uno dei primi grandi capolavori, come costruito per mesi a sezioni, a quinte, a affondi, a nuove profondità. Allora la natura si mescola, allora il verde diventa importante, è il verde che diventa materia, che diventa cascata. Sono questi forse, e su questo la storia dell'arte si è interrogata molto, dei salici piangenti, o sono l'evoluzione di quella cattedrale che abbiamo visto prima di Pioppi,
o forse sono semplicemente delle masse d'ombra che si riperdono e diventano delle lunghe pennellate. Sono forse quella sinfonia incredibile di verdi. Definiamo la possibilità di ogni verde possibile che Cézanne ha introdotto nella nostra arte, scrive qualcuno. Derain si perderà nel verde assoluto di Cézanne. E qui già una prima vittima di questo maestro che non ha avuto discepoli e che ha influenzato completamente il XX secolo. Ancora, ci sono forse delle direttive per la pennellata di Cézanne, o forse quello che intravediamo è un beige con cui dipinge l'aria, o quello che vediamo è il tentativo di accostare un finito a un non finito, di lasciar respirare una pennellata e l'altra. Ancora un albero, ma che è ancora una direttiva. Fra qualche anno qualcuno chiamerà queste linee e questo tipo di pennellata linee forza. Eppure qui sono ancora alberi, sono alberi e colore, sono il mutarsi di un volume di un arco con il suo rifrangersi in un'acqua che è terra e che non è assolutamente altro che uno specchio materico trasparente, ma che funziona ancora una volta con l'idea di ombra. E tutto questo mondo sembra completamente capovolgersi. Allora la direttiva taglia una sorta di quinta profonda dove il ponte diventa un arco, un'abitazione e del materiale, dove il ponte a sua volta si ribalta e dove la certezza, come dire, della natura viene spezzata dai bianchi, dai verdi, dai grigi e da queste linee che sono nere ma che non sono contorni ma sono appunto forza, linee e richiesta di spazio. La diagonale, lo ricordate, l'abbiamo vista in modo tenero, forse in modo gonfio, materico, ancora pieno, nella curiosa posata, nel coltello che abbiamo visto all'inizio di questo percorso impossibile attraverso il gigante Cézanne, ma la diagonale adesso è diventata una linea, spezza, costruisce, è una linea naturale, certo, è un ramo, ma sicuramente è una linea che cambia l'intera composizione. E curiosamente il punto di vista è doppio. Mi metto da un lato del ponte e guardo, cerco di afferrare questa natura che cambia, mi sposto, ricostruisco un altro punto di vista, lo spezzo otticamente e cambio effettivamente la percezione. Cerco di focalizzare un punto, ma lo frammento in modo assoluto con una pittura che cammina in un'altra direzione. Ho un senso verticale, assoluto, ascensionale, o di discesa, eppure spezzo pennellata per pennellata questa parte del ponte perché i colori si possano mescolare ma essere certi, immoti, perenni, eterni. Il verde allora incontra la pietra, incontra il mattone, ma si perde il senso del mattone, della pietra, ed è entrare il più addentro possibile a ciò che la luce fa alla materia e alla pittura. Questo forse è legato a un'altra lettera che il nostro scrive proprio in questo momento, facendo galleggiare il bianco come un colore, e dove scrive: i colori sono l'espressione di questa profondità di superficie. Ogni pennellata è un po' come una luce e un po' come il mio sangue. Se Cézanne è un pittore della Francia, sicuramente il grande innovatore della pittura del XIX secolo, l'unico a scavalcare se stesso è un secolo, ma soprattutto l'unico a cementare i due secoli attraverso proprio la fecondazione delle nuove avanguardie, è certo anche che è un pittore profondamente legato al sud della Francia. Georges Buffon è effettivamente uno dei luoghi della sua vita, uno dei luoghi della sua infanzia, e forse la tenuta più prossima alla famiglia, ciò che apparteneva al suo passato. È uno dei soggetti dipinti in serie, ma anche uno dei pochi possibili luoghi legati a una biografia denunciata. Ovviamente non esiste per Cézanne l'idea di poter dipingere sensazioni legate al ricordo o, peggio ancora, emozioni legate alla fantasia. Tutto parte effettivamente dallo studio ossessivo, come il disegnare che ricorda proprio che disegnare non è che dare forma a ciò che si vede. E poi ancora al costruire,
C'è un senso straordinario di quella che i suoi detrattori chiamavano l'instabilità di Cézanne. Cézanne ha cambiato il suo punto di vista, scrivono. Ha perso l'impressionismo ed è diventato improvvisamente contorto, sbilanciato e privo in un qualche modo di punto di vista centrale. Questo forse è il momento più maturo, più assoluto, un momento che però verrà a illuminarsi soltanto con la lettura delle nuove generazioni. Ha rotto definitivamente con l'amico straordinario Zola per colpa di un romanzo piuttosto interessante, L'Œuvre. Dipinge questo romanzo la figura di un pittore di una intelligenza così particolare da consumare se stesso, un pittore troppo intelligente per poter raggiungere la fama, un pittore che in un qualche modo si distrugge, un pittore un po' troppo simile al più caro amico di Zola, appunto Cézanne, il quale scrive una lettera a Zola ringraziandolo, chiudendo decenni di amicizia, di infanzia e di maturità trascorsi insieme con pochissime righe. Cézanne tronca ogni volta i suoi rapporti nella sua crisi, generando dei grandi allontanamenti. E questo luogo diventa forse il monumento a questi silenzi, a tutto il tempo che passa, alle persone che scompaiono, alla pittura che gli sembra sempre costantemente irraggiungibile e inutile, ed è uno dei primi assoluti capolavori ermetici. Tanto che spesso la critica si è domandata se queste parti, o queste parti ancora, o questi piccoli bordi appena accennati, o queste parti alte, fossero in un qualche modo dei primi tentativi di non finito, di lasciare spazio proprio all'aria della pittura, o semplicemente il quadro così, abbandonato a se stesso, è arrivato a noi in questa forma. Ma questo fa parte anche, così come questa parte alta del cielo, del grande enigma di Cézanne. Ma sicuramente abbiamo due punti su cui discutere. L'uomo che parla dei tetti che brillano al sole e diventano altro e quindi diventano forme, diventano bidimensioni prospettiche, ma soprattutto l'insorgere straordinario di un colore che è suo insieme al verde e che è il grigio. Il grigio che è un altro raggiungimento straordinario di Cézanne, il grigio che farà dannare buona parte dei pittori dell'inizio del XX secolo, il grigio che è una grande profondità, è quel grigio di cui scrive ancora una volta Pissarro. Sono queste le testimonianze forse dell'unico autore che gli stava vicino e tra l'altro un'amicizia che gli è costata anche, come dire, l'ostracismo. Perché ama così tanto Pissarro, che è così poco coraggioso e invece ha condannato quando li ha incontrati sia le persone e le personalità di Van Gogh o di Gauguin che la loro pittura? Insomma, è evidente il fatto che quando scrive avete perfettamente ragione nel parlare del grigio, il solo colore che domini sulla natura e nella natura, ma è spaventosamente difficile coglierlo. Sul grigio e su quello che noi potremmo banalmente chiamare sui toni di grigio e della luce che sprofonda nel grigio e che emerge dal grigio è giocato l'intero luogo architettonico di questo quadro. Se improvvisamente una teoria curiosa di ombre dovute a un gioco di parole in italiano, agli scuri di questa casa, insegue i primi due piani, se c'è una sorta di raccolta del movimento di questi archi grigi che si aprono sul buio e sul fresco probabilmente di questa casa, se le fondamenta della casa sembrano quasi sprofondare in una economia altra di una prospettiva che appartiene alla sinistra del quadro ma che sembra non appartenere alla destra e che litiga con delle linee ipotetiche di orizzonte che non sono piatte, che non sono nella tradizione di un orizzonte assoluto, tutta questa destipalizzazione del quadro della sinistra sembra sprofondare ancora di più ed emergere quasi come un movimento della terra, una sorta di terremoto di volumi, perché le architetture sulla destra si fondono improvvisamente con dei grigi che sono alberi, che sono linee, che sono chiome, ma che sono in realtà anche il suono possibile su cui si basa questa costruzione straordinaria, antica, di volumi quasi puri. Di volumi che sono interrotti non tanto dalle finestre che sono ormai delle feritoie grigie della materia che si appoggia su questa costruzione di una sabbia fatta di luce, ma dei volumi che si reggono proprio perché ci sono alcuni scarti
che sono costruiti dall'ombra. E allora uno può valutare questa quantità straordinaria di ombra messa e studiata appositamente nel colore, una composizione solida. Direi forse le prime grandi composizioni plastiche di Cézanne, che rischia di diventare in un qualche modo oggettivamente fisico e mai metafisico, ma soprattutto questa idea del grigio che diventa, incupendosi, sempre anello di volume fino a creare questi ganci, questa parte di una casa che è un piccolo podere della campagna del sud, ma soprattutto di una casa che diventa una parata di assenze e una forma straordinaria di architettura antica, quasi absidale. Tra il 1880 e il 1900, molti pittori, attivi nella cerchia degli impressionisti, iniziano a percorrere vie autonome e fortemente diversificate, giungendo a una pittura che si astrae progressivamente dalla visione oggettiva della natura. Tra i primi a compiere questo passo c'è Paul Cézanne, con la sua ricerca di regole artistiche basate su forme geometriche elementari e indipendenti dal dato naturale. Negli stessi anni, la teoria dei colori complementari di Chevreul e gli studi sui valori psicologici della linea portano Georges Seurat alla scomposizione dell'immagine in piccoli punti di colore puro non mescolati tra loro. Con i suoi capolavori, dipinti tra il 1884 e il 1891, nasce il pointillisme, che avrà larga diffusione in tutta Europa. Van Gogh nel frattempo dipinge in Provenza i suoi ultimi toccanti paesaggi. Il loro concitato ritmo espressivo anticipa, con le sue forzature prospettiche e l'arbitrarietà dei colori, i caratteri dell'espressionismo. Paul Gauguin, ispirandosi all'arte giapponese e all'arte primitiva, sviluppa invece una netta semplificazione delle forme e carica i suoi quadri di elementi visionari e valori simbolici. L'ultimo decennio del secolo vede inoltre fiorire esperienze come il movimento dei Nabì, che si propone di evocare le sensazioni attraverso segni e campi di colore, e l'estesa corrente del simbolismo, che introduce il concetto della pittura come espressione di idee. Sono proprio i variegati esiti a cui giungono tutte queste diverse tendenze che gettano le basi delle avanguardie storiche, destinate a sconvolgere il panorama artistico europeo nei primi due decenni del Novecento. Periodo costruttivo lo chiamano fino al 90, il periodo in cui Cézanne s'arrovella sistematicamente, dipingendo forse un'opera ogni due, ogni tre, talvolta quattro anni. È il periodo costruttivo quello in cui i grigi incalzano ogni possibile cambio di natura, anzi addirittura il grigio diventa il colore della natura, quasi per paradosso. Costruttivo perché le linee che prima abbiamo visto, che erano ancora linee discretamente ma eminentemente naturali, erano le branches, qui cal, qui monte, che salgono, scendono, sono i rami, hanno terminato di essere tali, incominciano a essere le nuove linee tutte pensate, costruite e delineate delle campagne della Provenza, certo con grandi fondamenta, le rupi. Un dipinto come questo non può certo non farci pensare alla costanza, all'idea, alla difficoltà, a quel senso straordinario di impotenza positiva che l'autore provava nel cercare di costruire l'idea di uno spazio che è una casa, la bidimensionalità di due piccolissimi volumi che in realtà sono invece il senso plastico. Cominciano a essere delle piccole piramidi, dei triangoli, dei rettangoli che si colmano in spazi assolutamente piccoli, infinitesimali, di luce, di materia e anche di colore. Sono
questi piccoli volumi che faranno sicuramente impazzire la pittura degli anni venti e che affascineranno poi tutti i giovani morandi. L'idea di poter costruire una casa, un paesaggio con della materia e allo stesso tempo costruire decostruendo, cambiando punto di vista, ribaltando i piani, arrampicandosi con lo sguardo sempre azzoppato, lento, difficile, verso queste rocce che diventano non certo una scenografia, ma diventano fondamento dell'intera composizione. Quando avevamo letto proprio l'idea delle mani erranti, è perché Cézanne cerca, sedendo giorni, giorni e giorni di fianco e di fronte, sopra questi paesaggi, con il dipinto, cerca sempre un po' di raggiungere con lo sguardo le mani erranti. Le mani erranti toccano, le mani erranti cercano di comporre, le mani erranti cercano di costruire, di semplificare, di portare in modo sempre più sintetico verso la fine degli anni 80 e i primissimi 90. Ed è lì proprio quello che avevamo letto. Io, la natura, questi colori li fisso. In questo caso sono fissati ed eternati sulla tela, ma sono fissati ed eternati in queste lunghissime crisi, in questi lunghissimi ripensamenti, in centinaia di disegni, in appunti, in linee, in acquerelli appena toccati, insomma. E in effetti sono fissate su questa tela perché ascolto ciò che accade nella natura, nelle sue linee. E soprattutto, questo trovo straordinario, quasi in trans mediatica, insomma, senza che io ci pensi, queste linee assumono un volume, ma soprattutto diventano oggetti, diventano rocce, diventano alberi. E questo è quello che accade in modo assoluto a questa parte alta del dipinto. Se prima ritroviamo il concetto di possibilità di muoversi sull'ombra, di dare sempre senso plastico attraverso il colore grigio, affrontare le superfici che suonano di un suono assordante della luce del sole, insomma, nella parte bassa delle rocce, in alcuni casi scontrando il bianco con il marrone, cedendo il contorno a una fascia nera d'ombra, perdendo addirittura quel senso che abbiamo visto nelle stack di morbidezza dell'ombra e della roccia, facendolo diventare superficie, piano. Se questa parte regge ancora l'intera composizione, la parte alta stemperata da delle quinte profonde che sono questi alberi, dipinti sempre in un senso, come dire, perennemente in moto ed eternato della pennellata che è verticale oppure diagonale, che cerca una direzione ma improvvisamente si fonde, come in questo caso, con altre direzioni. Non diventa mai grumo, non è mai pura materia, è sempre una direzione, un suono, una linea e una superficie ancora dietro in un impaginato straordinario, questo sì, totalmente composto, non più i volumi dei campi e dei colli, ma le linee, le direzioni, i grigi che questi colli fanno diventare una meravigliosa, reale composizione astratta. Mai un quadro di piccole o ridotte dimensioni ha sconvolto, rovinato, cambiato, mutato, sino a diventare quasi un tormentone la pittura di qualche anno dopo, di qualche decennio dopo, come questi giocatori di carte. E una, forse la versione più nota, è un quadro, ripeto, di dimensioni non enormi, ma soprattutto un quadro che ha sconvolto completamente la pittura degli anni 20 e 30. Diventa un tormentone perché di fatto tantissima critica, tantissimi pittori, e per decenni hanno lavorato intorno a una variazione sul tema, a modello di questo dipinto. Certo, considerato lieve, profondo, forse non finito, come è accaduto spessissimo a quest'uomo, il quadro è considerato uno dei suoi capolavori degli anni maturi e considerato sicuramente uno dei nuovi modi per intendere la ritrattistica. È un soggetto raro, è un soggetto che accade per pochi momenti, è un soggetto che chiede 3-4 anni di lavoro, fra il 93 e il 96. È un soggetto che ricorda e introduce quella frase straordinaria che consegnerà,
Cézanne alla storia degli anni successivi alla sua morte, poi, come dire, all'eternità, ma è la frase che anche lo dannerà, perché lo collegherà immensamente, soprattutto in questa sua ultima parte, a proprio essere l'uomo della geometria compositiva. È quella frase che dice: bisogna trattare la natura tramite il cilindro, la sfera, il cono, è tutto messo in prospettiva. Di fatto non è un quadro, come sempre per Cézanne, cresciuto di getto, costruito immediatamente. Nasce da Pierre Alexandre, un giardiniere che casualmente viene catturato, ma immaginate quanto velocemente per 3 anni Cézanne possa catturare qualcuno a giocare a carte. È un quadro di genere apparentemente, quindi non ha nulla di assolutamente rivoluzionario. Pare in un qualche modo che l'occhio si fermi su quello che potrebbe essere un paesaggio, ma che non ci è dato, perché è oscurato, perché è appena infiltrato fra le parti di tela che è dipinta e le parti di tela che ancora vengono rivelate, insomma, è la luce che spinge contro il buio ed è un'altra fonte luminosa che ribalta completamente la luce naturale, che è quella frontale. Le ombre sono diffuse, sono perdute, sono addirittura nei materiali, i piani sono ribaltati, sono quei piani che incominciano a essere sempre più ardui, sempre più alti, oltre alla bas, l'idea che l'artista si metta dall'alto a guardare, esiste anche una sorta di diagonale, quindi il cambiare assolutamente l'inquadratura per far sì che tutto, cogliendo a destra e a sinistra, come scrive, come dice, possa partecipare al ritmo e alla perfezione della composizione. Studi vengono fatti. Ognuno di questi signori ritrattati ha disegni, piccole tavole, vengono in un qualche modo esplorati per essere resi al massimo e ancora perdere questo senso di fisicità per diventare invece le loro braccia, dei cilindri senza più nessun margine ma con del grande volume di luce. E soprattutto incomincia a esserci una fase pericolosa in questa spogliazione della natura. Se guardate, tutto ha perso quasi naturalezza. L'idea dei verdi è diventata un'idea astratta, non c'è più l'idea di natura o la corrispondenza. La tovaglia è una tovaglia di cuoio, non è più il candore luminoso delle nature morte che conoscevamo, che tornerà, perché tornerà in altre nature morte, ma qui c'è il massimo dell'artificio. Il tavolo, come hanno dimostrato, essenzialmente incomincia a essere non solo in perdita di equilibrio d'orizzonte, come abbiamo visto in quadri precedenti per quanto riguarda l'architettura, ma il tavolo incomincia a diventare un'idea di tavolo. Il suo volume si scompone, diventa quasi un inerpicarsi fra gli angoli. E poi soprattutto l'idea che per anni e anni e anni la critica ha discusso sulla capacità di costruire il corpo come un cilindro, la giacca come uno spazio volumetrico senza materia. E confesso, forse questo quadro è stato talmente idolatrato perché in un qualche modo riporta Cézanne a una realtà che è la realtà dell'uomo, che in un qualche modo aveva abbandonato, ma una realtà domestica. E forse per questo spesso è stato equivocato ed è stato riportato spesso anche in momenti che non gli appartenevano, come una sorta di ritorno all'ordine e non a caso proprio maggiormente dagli italiani durante certi anni, sto parlando di Soffici, prima attento al cubismo, ma poi improvvisamente pronto a essere vedetta di un nuovo primitivismo. Dice: volendo assegnare una paternità ideale a Paul Cézanne, le grandi immagini sarebbero di Michelangelo e di Eschilo. Al pari del toscano, egli ha compreso la forza mistica che scoppia dalle cose mute, dai tronchi, dalle persone, dalle rocce. La sua opera è un rozzo terreno, spoglio pietroso, atroce, scortificato. E in più, trovo che sia assolutamente sensazionale rispetto a questa idea di povertà, soprattutto per quanto riguarda poi la natura umana, questo Cézanne ha fatto il suo colore, il suo disegno, un campo agro, povero e brutale. Nella sua pittura si riscontrano i conflitti cromatici che per il primo Masaccio suscitò realisticamente la Cappella Brancacci al Carmine. Certo, sentir parlare di Masaccio per queste figure è addirittura scandaloso, il povero Cézanne si sarebbe assolutamente rivoltato, anzi si sta rivoltando nella tomba, ma quest'idea di primitività,
di originarietà sarà proprio, grazie a questo dipinto, il suo marchio non di composizione o di cambio, di decostruzione, ma il suo marchio che garantirà invece un ritorno all'ordine, un'idea brutale di semplicità e forse anche un po' di reazione. Quella di Cézanne può sembrare in fondo, analizzando i suoi temi, o meglio i soggetti, una sorta di limitatezza, o forse una sorta di assoluto, come dire, contenersi nei soggetti. Di fatto al paesaggio si aggiunge spessissimo, sin dagli esordi, la natura morta, lo accompagnerà per sempre, ma è anche in quest'idea di non solo ripetere le variazioni sui temi, ma approfondire questa continua crisi che Cézanne dà in assoluto i frutti più maturi della sua pittura, la sua felice dannazione di dipingere. Se con i giocatori di carte abbiamo parlato di cilindri, di coni, di quest'idea ormai sintetica sempre più di guardare la realtà, non solo più la natura, nella secchezza di una stanza o nella possibilità di creare un tavolo in moto su cui comporre una natura morta, possiamo ritrovare tutto il suo ultimo canto. Ci sono in Nature morte, e questa è sufficientemente emblematica perché negli anni della sua lavorazione, questa è una cosa assolutamente importante, sempre da ricordare, arriviamo al 1900, una sorta di curiosissimo crinale, fatalmente proprio, come dire, l'inizio della grande esplosione del suo genio, letta totalmente ed esclusivamente dalle nuove generazioni, ma soprattutto anche il cambio assoluto di ciò che lui considera la compenetrazione di ogni possibile piano e il grande equilibrio delle forme e dei punti di vista. Parlare di Cézanne è parlare delle sue nature morte, parlare delle mele, parlare degli aranci, parlare in alcuni casi di questi frutti, così almeno viene letto. Ma è sempre lì l'inganno. C'è un soggetto, ma in un qualche modo è una natura che si muove soltanto perché l'occhio la possa raggiungere, la possa ghermire, la possa rendere sintetica. Se in gioventù abbiamo visto dei drappi manettiani accendere di luce delle nature morte buie, qui è come se l'autore si cercasse ancora una volta di possedere completamente, in tutti i suoi gradi e in possibili inclinazioni, la composizione e tutto ciò che le sta intorno. Mentre nelle rupi Cézanne si cala nell'ombra e costruisce dei piani, nella natura morta ormai tutto è inerpicato. Un mio professore, Giuseppe Mazzariol, osava dirci ogni volta, ed è un autore molto amato anche da Cézanne, anche se molto criticato, in Raffaello è tutto così preciso che manca l'aria e non entrerebbe neanche più uno spillo. E questo è vero nella precisazione, nell'essere completo, completamente disegnato. Ma in Cézanne, ricordatevi, togliendo una mela o un'arancia, cadrebbe completamente la composizione. Di fatto, questo cambiare i punti di vista, questo avvicinarsi, questo essere assolutamente simpatetico e contemporaneamente in lotta con i punti di vista è quello che rende e destabilizza completamente questa composizione. La alzata in ceramica bianca ha un gambo? O forse qualcosa è slittato e questo gambo di ceramica è diventato improvvisamente una parte della stoffa che ancora qui sembra forse più vicina alle rupi della Provenza che non certamente alla stoffa piena di luce. La caraffa è effettivamente dipinta a motivi ornamentali, come piace tanto in un qualche modo ad alcuni impressionisti, o forse si sta semplicemente impadronendo di un frutto, o questo frutto è slittato direttamente dalla caraffa sulla tovaglia. E poi com'è possibile che questa tovaglia possa tenere con i suoi volumi, con i suoi tagli, con le sue prospettive completamente bloccate, appesa
come il telo di una Veronica che non vuole mostrare la sindone. Come fanno a non rotolare, a non cadere? Come fanno questi assoluti frutti di colore a rimanere lì, mentre intorno, in due parti completamente distinte, quasi non appartenessero alla stessa sala, una stoffa si dipiega come se fosse un autunno curioso, fatto di foglie, con alcuni punti di grigio che suona sempre di blu. Com'è che questa parte apparentemente decorativa poi si sfalda, si scolora, diventa quasi appunto una parte di architettura, cioè questa parte straordinaria che ricorda forse le prime arcate dei quadri delle stazioni di Giorgio De Chirico, eppure lì è semplicemente un passaggio, sono mesi e mesi di lavoro. Quando il grigio si sfalda nel verde, diventa marrone e improvvisamente incontra il nero. E come fa questa parte così decorativa poi improvvisamente ad appoggiarsi su questa che è come costruita in modo espressivo? È quasi come se assolutamente con gli occhi di oggi riuscissimo a capire i fauve anni prima, con questi colori accesi, con quest'idea di decorazione, con quest'idea assolutamente di accartocciare e respirare. Cézanne non cambia, come forse è stato detto talvolta, repentinamente il suo punto di vista. Cézanne, in modo ostinato, come respirare lentamente, con grande difficoltà, si pone di fronte alle composizioni e le compone, si risposta come una sorta di tartaruga, tanto che alcuni critici l'hanno definito la grande e meravigliosa tartaruga della pittura, e lentamente riprende e ricambia il punto di vista. Allora questa parte viene dipinta come girando la composizione tutta, compresa la parete, verso chi dipinge, e poi improvvisamente si ritorna dall'altra parte e c'è questo nuovo punto di vista, il ribaltamento di un tavolo che è messo in una prospettiva impossibile. Un tavolo che non può che avere quasi un designer, appunto, ancora una volta troppo moderno, l'avesse disegnato per dedicarlo quasi una sorta di grande teatro a chi sta guardando, con le gambe corte di fronte e questa grande salita appunto fisica e mai metafisica verso l'alto. C'è uno sbilanciamento, c'è un luogo, c'è assolutamente questo modo di lavorare per l'intera composizione, come se stesse veramente lo sguardo ancora una volta cercando di renderla immota per sempre, ma mai morta, anche se è una natura che noi forse potremmo chiamare, visto l'amore per di quest'autore per il silenzio, una natura silente. Una caratteristica, scrive Frey, che forse è stato il primo a capire la grande magia di questo autore, costante di Cézanne, è la coscienza che la sequenza plastica deve essere sentita attraverso l'intera superficie della tela. Per lui, sebbene possa esserci più di un punto cardine della sequenza, ogni parte, anche apparentemente insignificante, e questa parte ce lo insegna in modo abbastanza definitivo, deve fornire il suo preciso e insostituibile apporto al tutto. Ogni strumento di questa orchestra, di queste nature morte, deve suonare per quanto debolmente. Ed è questo suono da cui non si può più estrarre una nota, da cui non si può più assolutamente togliere nessuna delle parti che si sono assolutamente rese totalmente partecipi, da questo suono nasce la magia sospesa, la prospettiva assolutamente intellettuale e lo spaesamento straordinario che diventa meraviglia di queste nature morte di Cézanne. Le grandi bagnanti di Cézanne del 1906, che vedete qui di fianco, sono un inganno di prospettiva. Questa riproduzione è un ricordo in un qualche modo limitato e limitante, ma assolutamente profondo, dell'olio su tela al Philadelphia Art Museum, che misura 208 centimetri di altezza per 251 centimetri di lunghezza. Una sorta di gigantesco testimonianza, gigantesco ricordo
in dimensione per un pittore che già 40 anni prima diceva prima o poi dovrò dipingere un quadro di grandi dimensioni e quella sarà la mia sfida più grande. Pensate a questa dimensione per un pittore che lavorava decine di anni sui dipinti, pensate a questo quadro che ha dai 5 ai 7 anni di gestazione, ma non solo. Questo forse è l'assoluto simbolo di oltre 30 anni di pittura su un soggetto, le bagnanti. Nascono queste bagnanti in tele di piccolissima dimensione già negli anni 70. Piano piano, in un qualche modo, sono il ricordo di una presenza campestre, di un luogo lacustre dove l'acqua è evaporata, di una natura che negli anni 70 e 80 incomincia a diventare un po' un teatro, una danza, un luogo possibile per la presenza umana. La presenza umana che è nuda, la presenza umana che forse viene anche mediata dai quadri giovanilissimi che presentano i pochi nudi, non l'Olimpia, ma forse la tanto osannata orgia, forse da quella grande così poesia romantica di quel grande amore che non dimenticherà mai, che è de la Croix. Ma sono 30 anni di ricerche sul tema. All'inizio, in mezzo a queste donne che si collocano nello scenario della natura, c'è anche un giovane. Poi questa figura si isola e diventa in un modo forte una figura che si staglia da sola, in questo caso appesa al MoMA di New York, guardando monumentalmente il vuoto, sprofondando fra grigi e bianchi, con un costume rapito ai drappi pieni di luce delle nature morte. E forse diventa natura morta lui stesso, una grande astrazione. Improvvisamente però tutte queste bagnanti si sintetizzano in una sola, in questa, in quella della versione di Filadelfia. Qualcuno ha scritto: per Cézanne la presenza del corpo non è più la scultura, sta perdendo l'idea di volume ma sta diventando statuario e forse i suoi pioppi, i suoi alberi non sono più colonne ma sono diventati corpi. Alcuni, non certo detrattori, ma qualcuno che ha letto il percorso lunghissimo di astrazione e di sintesi di questi anni, dicono che Cézanne dipinge i corpi come se fossero alberi, rovesciandoli dai punti di vista e facendoli diventare una semplice, pura armonia di composizione. Certo è che nella dimensione grandissima questi corpi perdono di colore, lasciano spazio al disegno, alla semplificazione, a quello che noi chiameremo la grande astrazione del futuro, ma soprattutto ritrovano la possibilità dell'ombra grigia, della carne che non è più rosa, eppure come se avessero preso del sole in alcuni casi abbiamo ancora l'emergere di una schiena, una gota rosa, delle mani che forse prendono e fermano la luce, non stanno facendo ombra, stanno semplicemente raccogliendo la luce per tornare rosa, forse si stanno assolutamente assorbendo e compenetrando, un'altra parola che servirà molto alle avanguardie dei primi del Novecento, a questa grande struttura che non è più fatta solo d'alberi ma è ancora fatta di linee, di diagonali, di sintesi e partecipano tutte le figure, gli alberi, le diagonali, le linee alla straordinaria catastrofe della natura che sta nel cielo. Guardandole forse possiamo vedere ancora alcuni fantasmi, ritrovare i suoi paesaggi, vedere nella possibilità di trasparenza, appunto, compenetrata sia alla luce che allo spazio, questi piccoli paesaggi che si dissolvono in una nebbia sapiente, in un luogo che mescola la luce delle nuvole alla luce del verde. Quante, appunto, sono le possibilità di verde di Cézanne. Ma ancora, forse, oltre al fatto di ritornare serenamente, lui, il grande innovatore segreto, quello che rifiuterà fino all'ultimo di essere considerato il padre di tutte le avanguardie, forse potremmo pensare semplicemente che la classicità non è mai morta in Cézanne. Questo è il punto che l'ha fatto criticare tantissimo. Lui dice: non possiamo assolutamente trascurare, cambiare e rinnegare il passato. Forse quello che noi stiamo facendo oggi è davvero semplicemente un anello per costruire la storia futura. Guardando questo quadro o pensando ad altri dipinti, come al giovane, non possiamo non pensare
ha delle monumentalità straordinarie di linee, di ritmi, di rose, di celesti, ancor più sintetici, ma che sono sintetici proprio perché Cézanne li ha permessi della danza di Matisse. Non possiamo certamente non pensare immediatamente all'anno immediatamente successivo del 1906, il 1907. Alcune donne in piedi ritrovano la loro tribale, originale, originaria, quasi come questa, forma fino a diventare nuove maschere. Sono le signorine di Avignon, le demoiselles d'Avignon di Picasso. Sono le centinaia di studi, di acquerelli che Cézanne ha consegnato come sindoni assolute del suo pensiero a far sì che poi tutto il Novecento apra a una lezione nuova. Eppure questo quadro gigantesco e così assoluto rimane un grande mistero, il sunto di anni e anni di crisi, ma rimane soprattutto un suono misterioso che ci accompagna nei volumi delle teste, nelle grandi linee dei corpi, nelle fasi allungate in queste mani ormai diventate sintesi e appunto soltanto linee frammentate di nero in un mondo che si fa di terra, e questi alberi che si perdono, pur ben strutturati, verso l'alto, che è ancora una volta desiderio di natura. Se le bagnanti sono il canto estremo della sintesi cézanniana per quanto riguarda la possibile interazione, fusione fra il corpo, quasi come architettura naturale, e la natura, quindi il paesaggio, certo che il suono, anche solo del titolo della Saint-Victoire, è assoluto quando si parla del luogo per eccellenza. Se è vero che durante gli anni dell'orientalismo della seconda parte dell'Ottocento francese si parlava del Monte Fuji come il monte assoluto, quasi simbolo della pittura orientale giapponese in particolare, questa montagna, la Saint-Victoire, diventa il simbolo assoluto della nuova pittura occidentale. Non è una serie, è un'ossessione. Sono gli acquerelli, sono gli studi, sono addirittura nei primissimi paesaggi giovanili i primi apparire, insomma, di questi segni di terra, ma che emerge, una delle poche emergenze della terra vicina a casa, insomma, il guardare da lontano e pian piano avvicinarsi sempre più. Negli acquerelli lo spazio è sempre più bianco. Nelle ultime tele, Saint-Victoire diventa non solo un simbolo, un ricordo, ma essenzialmente tutto ciò che è stato il travaglio della pittura, il suo rapporto con la natura e finalmente la grande roccia, quella che non cambia. Ma questa serialità, l'idea della serialità intensa, assolutamente ripetitiva, feroce, sempre nuova, sofferta in Cézanne, è forse il furto più straordinario che lui va prendendo, abbandonando la Poe, insomma, dalla poetica impressionista. Ma mentre gli impressionisti si accontentano in un qualche modo della superficie vibrante della luce sulle cattedrali o della diversa ombra e colorazione del sole sui covoni di paglia, insomma, Cézanne invece in quella ripetizione cerca di eternare momento dopo momento addirittura la cosa più grande del creato, la grande roccia, la montagna. C'è un passo piuttosto interessante dove dice da vecchio a 70 anni a Émile Bernard, che raccoglierà le sue testimonianze, ormai osannato certamente dai giovani, ma sempre più isolato, con meno volontà di parlare, ma soprattutto con la Saint-Victoire non solo nel cuore, ma anche nelle ultime assolute pitture. Adesso, vecchio quasi a 70 anni, le sensazioni colorate che danno la luce sono motivi di astrazione. Tutto ciò non mi permette di coprire la tela né di delimitare i contorni degli oggetti, tanto i limiti sono tenui, tanto delicati. Da ciò deriva che la mia immagine o quadro è incompleta. D'altro lato, i piani cadono gli uni sugli altri. La natura si confonde e si determina.
Da qui è nato il neoimpressionismo. Ma questi circondano i contorni con il nero, errore che bisogna assolutamente evitare. È solo la consultazione della natura che ci fornisce i mezzi per raggiungere questo fine. La consultazione della natura è l'ossessione vera, assoluta, di questo pittore. Nel Saint-Victoire cadono addirittura i piani, non ci sono più le linee di composizione dei paesaggi di Provenza, non ci sono più i volumi e i grandi passaggi materici e plastici che confonderanno e anzi in questi anni ammaglieranno tanto da farli addirittura viaggiare nei paesi di Cézanne, quindi la pittura parigina scende, ammaglieranno i nuovi giovani, pensiamo a Braque e Picasso, alle Stack, addirittura i pellegrinaggi dei pittori che cercano nella luce di Cézanne la possibilità di una chiave di una pittura nuova nei luoghi di Cézanne, ma il Saint-Victoire è effettivamente Cézanne. Anzi, flaubertianamente potrebbe dire Cézanne la Saint-Victoire c'est moi, perché tutto si è perduto e tutto si è finalmente fuso, eternato, è diventato appunto non più un piano, ma un senso assoluto di astrazione. Il cielo, in realtà, viene a mescolare tutti i suoni di natura, c'è del verde sospeso. Sono forse, come qualcuno ha osservato, semplicemente le fronde che si perdono in una percezione di chi, quasi a cannocchiale ravvicinato e contrario, sta guardando la montagna. Sono forse semplicemente ricordi di una natura che viene evocata nello spazio come se fosse volante, o forse non è possibile, sono delle nuvole verdi. Assolutamente è l'idea di fondere e mai confondere, l'idea di astrarre e di alzare altissima una simbologia concettuale che squaderna completamente tutta la pittura e in un qualche modo non solo supera l'impressionismo, ma crea una grande costruzione per tutto ciò che è pensiero nella pittura futura. Le case hanno perso di volume e scendono e salgono inerpicandosi sui piani di questa campagna che in realtà è fatta di rocce, è fatta di nuovi ulivi ed è fatta di fusione assoluta dei piani. Gli orizzontali in un qualche modo diventano parte quasi ortogonale delle linee verticali. La composizione non è geometrica, ma, come dicevano, forse stringendo gli occhi come i miopi riusciamo a vedere questo mondo come in un grande caleidoscopio, galleggiare, vibrare, sospendersi ed essere eternamente concreto e mutevole come la natura. C'è una frase piuttosto interessante che lascia come ultima testimonianza e che, guardando anziano la montagna, dice: Saint-Victoire, guardate questa Saint-Victoire, che slancio, quale sete imperiosa di sole e quale malinconia la sera. Tutto la sera, tutto quel peso precipita. E poi, d'origine i suoi blocchi, ricordiamo, erano di fuoco. E in essi il fuoco vi è ancora. Lo stesso fuoco, lo stesso dubbio, l'arrovellarsi assoluto di un pensiero altissimo, isolato ed eterno che troviamo sempre nella pittura di Cézanne.